Nella terza parte della realizzazione di questo cruscotto andiamo ad inserire un elemento di scorrimento per poter visualizzare più facilmente i dati di vendite per articoli e per negozio. Per prima cosa trasformiamo in tabella, CTRL T, prende automaticamente anche la riga 2, ma ci interessa partire dalla riga 3, quindi qui modifico e inserisco 3 come intervallo di dati. Ok, selezioniamo tutta questa riga, mi punto qui, appare questa, vedete come il cursore cambia, clicco, è selezionata la riga di interesse e vado nel cruscotto e qui inserisco il, copiando solo i dati. Ora dobbiamo inserire una formula che ci permetta di avere queste etichette. Prima ancora dobbiamo inserire nei nomi definiti tutti questi dati in modo da poterli prelevare in modo più comodo. Quindi selezioniamo la tabella. Allora, qualche volta è un po' ok. In questo caso doppio clicco, ho selezionato tutta la mia tabella. Vado in formule, in crea da selezione, riga superiore, colonna sinistra. In questo modo verranno creati circa 107 nomi sia per le colonne che per le righe. Quindi clicco invio, vado in gestione nomi e questi sono tutti i nomi definiti che sono stati creati per le diverse categorie di articoli piuttosto che negozio. Chiudo, andiamo in cruscotto. In cruscotto qui devo con un riferimento inserire una formula che permetta di avere gli articoli di prodotto, quindi uguale indiretto andrà a prendere i dati nel foglio dati, quindi aperti parentesi dati punto esclamativo la B, chiudo quindi la parentesi, il simbolo E commerciale, 4 per dirgli dovrà prendere il valore, trasformare in indirizzo di cella B4, quindi dati B4, e adesso dovrà associare più il valore dello scorrimento che verrà inserito in questa cella A41, quindi inseriamo A41 e chiudiamo la parentesi. Questo in invio. Questo, con questa formula andiamo a prendere articolo 67 e qui abbiamo articolo 67. Per recuperare gli elementi di altre righe ci servirà una formula ulteriore. Prima dobbiamo creare una, allora questa qui, selezioniamo prodotti due volte per selezionare sia l'intestazione che i dati, andiamo crea da selezione e non crea da selezione, annulla, vado semplicemente ad inserire lista prodotti. Ok, invio. Lista prodotti inserita, vado qui e qui inserisco un'altra formula, quindi inserisco uguale indice, inserisco la matrice dalla quale dobbiamo estrarre i risultati e la lista prodotti, ok, punto virgola. Dobbiamo fare un confronta che ci servirà per fare un confronta tra il valore che abbiamo in
questa cella che lasciamo come riferimento relativo perché verrà copiato poi attraverso le linee, virgola, la matrice in cui dobbiamo trovare la posizione di questo dato è lista prodotti e dobbiamo avere una corrispondenza esatta nella ricerca, quindi qui chiudiamo la parentesi, più 1 perché dovrà trovare questo valore e aggiungerne 1 per dare quello immediatamente successivo, quindi più 1 e chiudiamo la parentesi. Parentesi, controllo, invio, l'abbiamo inserito correttamente, qui è articolo 75 e articolo 75, quindi brevemente quello che fa la formula nell'indice ha come argomento la matrice da cui restituire il risultato, il confronto guarda nella lista prodotti, restituisce la posizione, ma visto che guarderà sempre rispetto alla posizione 67, aggiungerà 1 per dare la posizione immediatamente successiva. E dato che il B42 è in riferimenti relativi, quando copierò la formula verso il basso, troverà sempre il riferimento rispetto alla cella successiva. In questo caso guarda per esempio in questa formula e dà il risultato più 1, quindi quello immediatamente successivo. In questo caso ne servono 10, ne ho 9, quindi andiamo a 9, no, CTRL Z. E qui ne abbiamo 10. Ok, ora dobbiamo rappresentare i dati di totale negozio 1 fino a negozio 5. Per questo utilizziamo un'altra stratagemma con indiretto, quindi e utilizzeremo per inserire in una sola volta il concetto di riferimenti assoluti e relativi. Quindi selezioniamo la tabella di l'intervallo di interesse, in questo momento è attiva la cella C42, uguale indiretto aperta parentesi, il valore di prodotto chiusa parentesi, spazio indiretto, tab della tastiera per selezionare la formula e il valore qui C41. Con questa formula riusciamo, con i nomi che abbiamo definiti da crea selezione vista precedentemente, riusciamo a selezionare una intersezione tra questi due valori nella tabella delle vendite per articolo e negozio. Adesso ci conviene fissare come riferimenti assoluti, in questo caso quando ci spostiamo, quando la formula verrà copiata verso destra verrà fissata la colonna, quindi F4 tre volte, e in questo caso invece quando per la rossa, quando verrà spostata la formula verso il basso, verrà fissata la riga in corrispondenza delle intestazioni. Quindi per fissare la riga è 3 volte F4, quindi 2 volte volevo dire F4. Nel caso si può anche inserire manualmente questo simbolo del dollaro davanti al numero per le righe, piuttosto che davanti alle colonne per fissare, dare davanti alla lettera di colonne per fissare le colonne. Control
invio e magicamente ho la formula inserita in tutte le celle di interesse. Quindi questi dati, l'estrazione è stata resa possibile perché nel gestione nomi abbiamo definito tutti questi nomi che danno prendono i dati della tabella per ogni articolo e per le colonne. In questo modo, intersecando il nome di un articolo più la colonna, riusciamo a trovare il dato attraverso le formule indiretto combinate. Ora dobbiamo formattare questa tabella. Quindi andiamo in barra multifunzione sviluppo, andiamo in gruppo controlli inserisci e andiamo su barra di scorrimento e qui barra di scorrimento tracciamo questo piccolo scorrimento. Ok, freccia destra, qui abbiamo inserito questo elemento, lo visualizziamo in questo modo, andiamo qui, clic destro sul barra di scorrimento formato controllo. Nel formato controllo il valore corrente è 0, il valore minimo è 0, il valore massimo abbiamo 100 prodotti, ma visto che vengono rappresentati i primi 10 ne diamo come valore massimo 90, perché aggiungerà sempre 10 ai 10 che abbiamo. Avanzamento ne mettiamo 10 e avanzamento di pagina sono 10. Il collegamento per prendere il valore che servirà per fare gli avanzamenti è questa cella e le mettiamo anche sfondo 3D. Quindi ok, selezioniamo, spostiamo qui un attimino. Ok, e se seleziono questa tabella, questo ho fino a 21 che sono 10, possiamo controllare qui fino a 21 che sono 10, conteggio qui nella barra di stato, e da 52 fino a 66 nel cruscotto quando andiamo a 52 fino a 66. Quindi lo scorrimento funziona correttamente e qui abbiamo i diversi valori che assume quando ci muoviamo verso il basso piuttosto che verso l'alto. Ora formattiamo velocemente questa tabella per rendere molto più agevole la lettura. Per prima cosa inseriamo qui, creiamo una, clic destro, inserisci, sposta le celle a destra, ok, e lo stesso lo facciamo per le altre colonne. Inseriamo qui un titolo, Val, che copiamo nelle altre celle. Le colonne Val serviranno per rappresentare i valori, mentre le colonne immediatamente alla sinistra serviranno per la formattazione condizionale. Selezionare quindi l'intervallo di dati, inserire nella cella attiva uguale, cella di sinistra, CTRL invio dalla tastiera per applicare la formula. Copiare quindi la formula nelle altre colonne e per il concetto di riferimenti relativi la formula viene applicata correttamente. Trasformiamo in tabella i nostri dati, CTRL T,
B. Rendiamo invisibile le colonne con Val. Copio il formato, due clic e così posso applicarlo in altre celle. Escape dalla tastiera. Cambiamo il formato di questi numeri. Prima ancora andiamo a applicare la formattazione condizionale a questi numeri. Quindi seleziono la colonna, analisi rapida, barra. Qui analisi rapida, lo stesso viene fatto per le colonne di negozi e altre colonne. Applicata la formattazione condizionale, andiamo in Home, formattazione condizionale del gruppo stili. Gestisci regole, in questa tabella selezioniamo ogni intervallo di dati, modifica regola e su formata tutte le celle in base ai relativi valori, barra dei dati, attiviamo mostra solo la barra. Ok, proseguiamo allo stesso modo per altri intervalli di dati. Andiamo ora a trasformare in migliaia tutti i valori che abbiamo nelle colonne valori. Ctrl 1, personalizzato. Carattere questo, il pound, questo. Togliamo i filtri. E per completare il tutto andiamo a selezionare la colonna A, rendiamo invisibile nessun riempimento, e bianco, colonne, tabelle. Diciamo questo, e a questo punto abbiamo terminato la costruzione del nostro cruscotto. Qui si può aggiungere il rettangolo e cercare di allineare i diversi lati.